È lungo questo. Parliamo di com'è andata, parliamo del Mondiale MotoGP 2015. Lorenzo ha vinto il Mondiale, meritandolo. Leviamoci subito il fastidio dei numeri con i quali i detrattori hanno dimostrato di avere poco feeling, ma sono poi quelli che nel motociclismo contano di più. Lorenzo è partito davanti a Rossi, 15 volte in 18 gare nella stagione. Contiamo anche questa perché Rossi sarebbe partito comunque dodicesimo. Come gare vinte siamo 7 a 4 a vantaggio dello spagnolo, che ha fatto 275 giri e circa al comando in gara, mentre Rossi meno di un quinto, 51, qualcosa. Lorenzo ha battuto Rossi 10 volte. Rossi ha battuto Lorenzo 7 volte. Lorenzo è più efficace di Rossi in quest'ultimo periodo. Ha vinto 3 mondiali negli ultimi 6 anni, mentre Rossi è proprio da 6 anni che non vince. Possiamo chiudere con i numeri, ma è praticamente con questi numeri, o quasi, poco ci manca, insomma, poca differenza, che siamo arrivati a Sepang. È a Sepang di giovedì che Rossi, mia opinione, ha perso il mondiale, per via di quella conferenza stampa in cui ha denunciato il comportamento, secondo lui, scorretto di Marquez. Mi dispiace dirlo, ma Rossi non ha detto quelle cose perché sapeva come sarebbe andata oggi. Rossi ha detto quelle cose perché aveva paura che andasse così. È diverso, aveva paura della fine. Il modo lo ha deciso lui. Paura di non reggere fino alla fine in un confronto che non stava reggendo, perché Lorenzo, a parte i passi falsi iniziali, dopo la firma andava come un treno, e senza le fesserie di Marquez, con le sue cadute, sarebbero stati due spagnoli a giocarsi tutto, che è quello che succederà l'anno prossimo con le Michelin. Nell'ultimo anno Bridgeton Rossi, è una mia opinione, ha visto passare un treno che ha pensato di dover prendere a ogni costo. Rossi sapeva che a Sepang avrebbe potuto scatenare una jihad efficacissima grazie anche ad un'opinione pubblica compiacente che lo avrebbe aiutato a mettere su una macchina collaudata verso gli avversari, sminuirli, ridicolizzarli, intimorirli. Il gioco è riuscito, ma solo in parte. Lorenzo non è Biaggi, non si è incazzato. Marquez non è Gibernau, non si è spaventato. E tutti e due non sono stoner, si controllano. Rossi è stato come uno che viaggia nel tempo per modificare le cose a proprio favore, ma succede che le cose gli sfuggono di mano. Leggendo il futuro lo ha di fatto realizzato. Lo ha fotografato così bene e lo ha raccontato agli altri così bene che gli altri protagonisti sono stati messi in guardia e consapevolizzati e hanno fatto in modo che questo futuro si realizzasse. Da qui il modo. Lorenzo si è chiamato fuori, a parte un paio di episodi, e non gli è dispiaciuto essere ignorato, molto raro per un pilota protagonista. Marquez ha reagito come un muscolo investito da una carica elettrica, si è indurito ancora di più. Mi hai dipinto in modo irrimediabile come merda, merda sarò per te, o perlomeno non sarò cioccolata per te. Tutto quello che è successo dopo è quello che sarebbe successo comunque, con l'aggiunta di un Marquez ancora più motivato. Rossi ha perso la testa in sala stampa, ha perso la testa in pista, l'ha persa fuori, l'ha persa il giorno dopo scavalcando una donna che era stata comunque compiacente, perché la bandiera nera, quella sì, sarebbe stata una vera penalità, per andare da un TAS che ha ribadito il suo torto. L'opinione pubblica è stata ancora con lui, in una jihad ancora più dura, che però ha indurito questa volta, ed è la prima volta, anche gli avversari. Lorenzo, investito dal fango, è diventato spartano davvero. Marquez, dalle infamie dei sicari mediatici, è diventato ancora più bambino, ancora più teppista. Rossi ha continuato a sbagliare fino a stasera, mi dispiace. È la cosa che mi dispiace di più. Prima nel siparietto con Espeleta, facendo vedere che ha un rapporto speciale e segreto. Non depone a suo favore questo, perché sembra come se un campionato truccato e promesso sia andato in modo diverso. Sembrava tanto quei calciatori che dopo la fine di una partita truccata si arrabbiano col compagno di squadra che ha segnato un gol di troppo. E poi non presentandosi alla presentazione, non credo che sia possibile, credo che sia sanzionabile se non per motivi gravi di assenza giustificata. Il Rossi di questo periodo è
Più rossi che mai. Non sa perdere prima della gara, parla di complotti. Non sa perdere in gara, è scorretto. E non è riuscito a saper perdere dopo la gara. Non ha riconosciuto il valore ai vincitori e ai vinti. Molte volte è stato così, ma c'era una cosa in più che questa volta è mancato in questa stagione. Il gas, quello supremo che ci ha sempre messo. Ne ha messo moltissimo, ma non quanto serviva. E non ha saputo perdere neanche con l'organizzazione. La scavalca e non si presenta alle premiazioni. Questo è grave. Dorna il mondiale lo ha perso domenica a Sepang. Una bandiera nera sarebbe stata il ceffone giusto a un figlio viziato. La falsa penalità pilatesca dell'ultimo posto in griglia non ha avuto nemmeno il ringraziamento, dato che Rossi si è poi rivolto al TAS, sconfessando quindi di fatto l'autorità Dorna. Dorna ha continuato a perdere, annullando la conferenza stampa e consentendo il dubbio del sospetto e del complotto. Dorna ha consentito che gli animi si scaldassero, chiudendo l'ovile quando le pecore erano già scappate tutte. Dorna ha consentito che Rossi trattasse l'organizzazione, il suo massimo dirigente, compreso il board e tutto, come il suo giocattolo, non come l'ente che di fatto gestisce il campionato. Dorna è ostaggio di Rossi che porta i soldi. È una visione miope e poco lungimirante, secondo me. Lorenzo ha fatto meno errori, ma non è incolpevole da questo punto di vista. Ma le uniche volte che ha parlato, che ha mosso il pollice, o che si è mosso, ha rischiato di buttare via tutto anche lui. Il pollice verso le lamentele pubbliche, la stizza con la stampa, poca cosa se si compara al resto. Eppure la gente gli ha dato un peso eccessivo e gli è costato caro. Anche l'agnello però, dovete tener conto, se lo vuoi ammazzare ti morde. Figuriamoci Lorenzo che in questi anni per il fuoripista ha studiato da agnello, ma agnello non è. Marquez ha perso un'immagine che non ha mai avuto, una maschera da bravo bambino che gli avevano appiccicato in faccia, ma che non è mai stata veramente la sua. È un altro Rossi. Rossi lo ha sempre saputo questo, è troppo intelligente. Ma lo ha svelato a Sepang con l'effetto retroattivo di Phillip Island. Marquez non è mai stato contro Rossi, ma nemmeno pro Rossi. Rossi se lo è messo contro ancora di più, solo perché sapendo di averlo contro comunque, sperava di destabilizzarlo, di intimorirlo. Un tentativo maldestro. Marquez ha fatto ancora più volentieri quello che avrebbe fatto comunque, stargli davanti, godendone, anziché soffrendo per star davanti al suo mito. L'informazione ha perso questo mondiale ancora prima che cominciasse, quando ha comprato i diritti a prezzo troppo caro e ha composto una relazione giornalistica su suggerimento 46, con un mega conflitto di interesse, sponsorizzazione di un team, sponsorizzazione di proprietà dello stesso pilota, sponsorizzazione dello stesso pilota, tifo per lo stesso pilota, con una squadra gradita allo stesso pilota, preparandosi a raccontare quindi Sky non un campionato ma un reality, un talent, una fiction addirittura. Sono stati chiamati rinforzi, vedi Pasini dell'ultima ora, gli opinionisti compiacenti, i giornalisti più scaltri e con meno, con meno remore, e altri invece pagheranno in quanto non sono stati perfettamente allineati per via di storia, conoscenze, professionalità e dignità. Il cantore ufficiale, il microfono ufficiale, chiamato a peso d'oro per narrare le gesta di una vittoria addobbata a prezzi folli e con ritorni che non copriranno mai le spese, ha fallito su tutta la linea e ha finito con impazzire e gridare agli stessi complotti che fino al giorno prima derideva, e con lui Vassalli, Valvassori e Valvassini, tutti a capo di una jihad senza esclusione di colpi, che ha lanciato una fatua dietro l'altra, non risparmiando niente e nessuno. Colpi bassi, menzogne, gioco sporco, mistificazione della realtà. Volete un esempio? Menzogne su Lorenzo, la direzione gara, accuse di omosessualità, menzogne su eventuali complotti, incontri nei bar, su eventuali sviluppi del TAS raccontati male o parzialmente, iene a casa di Marquez, sobillazione di sponsor italiani, poi in fuga per far innervosire due avversari del Beniamino, come nel bunker di Hitler, la disfatta ormai avvenuta, ormai anche il fango finale su Marquez, che se anche avesse vinto non avrebbe mai dato il mondiale a Rossi, mai detto, questa cosa non l'hanno mai detta. Pretendere che uno che ha dominato il weekend passi da primo a terzo in due giri solo perché uno dei tre stava recuperando nell'ultima parte.
Una macchina dell'informazione potentissima e spietatissima che ha aperto le acque in pista con fior fior di campioni a spostarsi per non ricevere la maledizione o addirittura invocate il grido di Escilo: butta fuori Lorenzo. Oltre ai fortunati ad essere stati passati al via subito, uno spettacolo triste: Haydn, Hernandez, Bautista, Pirro, Petrucci, due Spargarò, tutte a lanciarsi di qua e di là. Hanno tolto addirittura valore ad una rimonta comunque eccezionale che sarebbe avvenuta in ogni caso, anche se magari con tempi più lunghi. Ancora una volta hanno fatto più male che bene a Rossi, lo dico da anni, che ha nell'informazione compiacente un'arma che non gli serve veramente. E adesso qualche secondo sulla gara. Marquez pensava di passare all'ultimo giro, poi è arrivato a Pedrosa e gli ha rovinato i piani. Anche se avesse vinto, Lorenzo II non avrebbe perso il mondiale. E Pedrosa, che è rinvenuto solo alla fine, non è riuscito a passare Marquez, quindi nessuno può affermare con certezza che in un giro, passando Marquez, avrebbe poi per forza passato anche Lorenzo. Potete fare le analisi che volete, ma il feeling dei piloti non si può analizzare. Una volta credevamo ai piloti, li intervistavamo apposta, adesso il clima è così rovinato che vediamo il sospetto ovunque e non crediamo a niente che non faccia comodo. E se qualcuno non dice quello che serve, la stampa lo ridicolizza. È già un po' che va avanti questo, ma quest'anno abbiamo visto l'apice di questo tipo di comportamento. Dalle accuse alla Honda, addirittura sfacciataggini contro i team manager accusati di fermare i piloti o di non lavorare secondo coscienza. Alla menzogna aperta senza paura, al complotto fino alla fantascienza. Si parte da una teoria che deve essere quella perché comoda e si cercano elementi per confermarla, passando su tutto e tutti con un ragionamento contrario strumentale. Conta quello che hai deciso e devi dimostrarlo. Viva Nieto, viva i Reggiani, viva i Dagospia, viva le Iene. Muoiano gli Agostini, i Lucchinelli, tutti i campioni del passato, muoiano persino i numeri e con loro il motociclismo, nel suo 11 settembre. Un attentato la cui preparazione è durata troppi anni, con una bomba che finalmente esplosa nelle mani dell'attentatore, uccidendo però tutti comunque.